delle programmazioni pazzesche, se posso dirlo. Stasera c'ha dei suoni pazzeschi. Ciao amici di Music Off, benvenuti in questo video nel quale vi parlerò della Yamaha Genos 2, la nuova arrivata, e ve la faccio subito sentire. Come avete sentito, questa tastiera suona molto bene. La cosa incredibile è che già la Genos suonava molto bene e non ci aspettavamo un miglioramento così importante rispetto a una tastiera che qualitativamente già aveva degli style, degli arrangiamenti, delle programmazioni e anche dei voice, dei suoni estremamente importanti. Cosa succede? Che quindi andiamo ad esplorare il mondo di questa Genos, andando soprattutto a vedere quelle che sono le novità, le differenze rispetto al modello precedente. Abbiamo sentito un suono di chitarra classica, una delle novità della Genos 2 è il reverbero, il Revolution Reverb di Steinberg, che dà un ambiente, una riverberazione veramente di grande qualità. E andiamo a vedere come è possibile gestire questa riverberazione, che è una delle novità, secondo me, più interessanti della Genos 2. Andiamo nel menu del mixer e andiamo a vedere le diverse tipologie di reverbero. Come vedete, qua è impostato su un medium hall. Possiamo andare a modificare la quantità di reverbero attraverso i comodi knob. E modifichiamo il tipo di reverbero, ad esempio mettiamo un concert hall. Cathedral. Large hall. Come sentite, la qualità di questi reverberi, il decadimento proprio del reverbero è estremamente realistico e molto, la pasta è molto bella. E è un connotato molto importante di tutti i reverberi che gestiscono ovviamente sia gli stili sia la parte delle voci. E possiamo comodamente regolare la quantità di reverbero e ovviamente tutti i parametri che ci mette a disposizione in questa comoda interfaccia di gestione proprio del reverbero. Se andiamo a selezionare attraverso le registration memory una tipologia di style più, diciamo, di ambiente, thank you.
Avete sentito come il reverbero, la qualità sonora di questo reverbero avvolge tutti i suoni veramente con un ambiente estremamente realistico. Quindi, come vedete, questa innovazione per quanto riguarda il reverbero è qualcosa sulla quale ho voluto centrare l'attenzione perché secondo me dà veramente una definizione importante a tutti i suoni della tastiera. Poi abbiamo un'altra cosa che è veramente una novità importante. Il dynamic control del suono, dello style. Cosa succede? In un arranger generalmente abbiamo una serie di variazioni, quindi una serie di modalità differenti di arrangiamento che ci portano a un'evoluzione nel suono, ad esempio la strofa, il ritornello, un bridge, uno special. Quindi abbiamo diverse complessità del tipo di arrangiamento in base a quella che è la sezione che noi stiamo suonando. Però cosa diversa è all'interno di una stessa sezione cambiare la dinamica con cui vengono suonate le parti. E questa è una novità che è stata messa a disposizione proprio con la Genos 2, ovvero il dynamic control. Quindi il suono dei singoli strumenti, della batteria, del basso, del pianoforte, diminuisce la dinamica con cui vengono eseguite le parti. Sentite la differenza. Come avete sentito, non è una questione di volume, è una questione di dinamica, quindi c'è una chiusura dei suoni, c'è un differente modo di sentire il Charleston, quindi è proprio la dinamica che cambia, non il volume. E questo ci permette di avere un realismo ulteriore nelle esecuzioni delle parti che contraddistinguono ogni singola variazione all'interno dello stile. Delle programmazioni pazzesche, se posso dirlo. Quindi, come avete visto, anche il Dynamic Control è una novità ulteriore che è stata introdotta, che devo dire dà un qualcosa di più ed è veramente un controllo che mancava perché all'interno di una stessa variazione posso regolare finalmente adesso anche il modo in cui dinamicamente vengono suonate le singole parti. Andiamo a vedere quelle che sono un po' le differenze con la Genos, il modello precedente, andando a semplicemente vedere una lista per capire quali sono i miglioramenti della Genos 2 rispetto al modello precedente. Abbiamo una polifonia che intanto passa da 256 voci a 384. Poi abbiamo un numero proprio di voci, quindi di suoni, di voice, che passano da 1652 a 1990, 75 drum kit rispetto ai 58 precedenti. Abbiamo 123 mega voice adesso, più voci con super articulation e abbiamo un'altra novità che è molto importante, che è l'introduzione della sintesi FM, quindi di suoni FM, che nel precedente modello mancava. Quindi andiamo subito a vedere dei suoni FM e scorriamo ad esempio nella parte dei suoni, andiamo a vedere subito come tra gli electric piano compaiono dei suoni FM di Electric Piano. Andiamo ad aggiungere a questo suono
un pad, sempre FM, soft FM pad. Lascio a voi giudicare la qualità di questi suoni che sono stati introdotti. Quindi adesso abbiamo 141 suoni FM. Poi abbiamo più style, perché ne abbiamo 800 invece di 550. Un'altra grande novità è l'ambient drum. Anche questa richiede una spiegazione importante. Per quale motivo? Adesso ascoltiamo un... uno style di batteria pop. Sentite che la batteria ha un reverbero che possiamo aumentare. Fino a annullarlo per avere il suono diretto. Adesso andiamo a modificare un nuovo parametro che si chiama appunto Ambient Drum, che modifica la spazialità del suono della batteria all'interno di una stanza. Sentite la differenza. Vado ad aumentare gradualmente il parametro. Stiamo spostando il suono della batteria, che è diretto, quindi all'inizio era proprio davanti a noi, lo stiamo spostando all'interno di una stanza. Quindi è una spazializzazione del suono che ci sta allontanando leggermente il suono della batteria all'interno di una stanza. E questo è un nuovo parametro che ci permette di avere un incredibile realismo, come se avessimo proprio un batterista che sta suonando a 4-5 metri da noi. Cosa diversa dal reverbero, che ci dà una spazialità differente. L'ambient drum ci permette proprio di avere una spazializzazione che ci allontana leggermente proprio il suono della batteria rispetto alla nostra percezione del suono. E adesso andiamo ad aggiungere un po' di reverbero. Avete sentito come la spazialità, appunto, proprio del suono della batteria ha un differente sapore che ci permette quasi di sentire, di avere la sensazione di avere un batterista che realmente sta suonando davanti a noi. E il campionamento, il modo in cui sono state registrate queste batterie, come avete sentito, è contraddistinto da veramente un grande realismo. Sentite nuovamente questo pattern. Con questo effetto di ambient drum sembra veramente di avere, chiudiamo gli occhi, abbiamo veramente un batterista che sta suonando davanti a noi. E questo è veramente un parametro estremamente interessante. Andiamo avanti e vediamo altre differenze con il modello precedente, che di fatto si
diciamo, si riassumono e si chiudono con alcuni aspetti come quelli del multipad che hanno più preset rispetto al precedente. Il touchscreen adesso è più luminoso e ha una posizione antiriflesso e di fatto poi abbiamo altre differenze che vi invito ovviamente a andare a scoprire sul sito Yamaha, perché ovviamente questo tipo di tastiera ha veramente tante caratteristiche che possono essere scoperte e esplorate, perché ovviamente racchiude tanti suoni, racchiude tanti stili, tanti effetti, quindi c'è la possibilità di una grandissima quantità di possibilità espressive. Andiamo a provare a ascoltare un altro suono che veramente mi ha stupito, che è un suono di sax tenore con una ballad, proprio un 6 ottavi, un classico. Sentito la differente risposta dinamica del suono. Con gli articulation che ovviamente poi aggiungono ulteriori forme di espressività allo strumento. Come avete visto, questa tastiera ha veramente delle innovazioni notevoli rispetto al modello precedente, che ci aiutano ulteriormente a poter creare degli scenari sonori veramente molto realistici. Ma io andrei a vedere una cosa che secondo me è importante, che è il suono di base, il suono quello che uno accende uno strumento spesso di questo tipo e si trova, diciamo, il preset numero uno, che è il suono di pianoforte. E io andrei a sentire il campione, che c'è proprio il CFX, il campionamento del CFX Concert Grand, e vi faccio sentire proprio il suono di pianoforte. Abbiamo anche un suono di felt piano, sentite.
Sentiamo i pianoforti elettrici. Sentite gli archi. Ogni tipo di suono, come sentite, ha un realismo incredibile, una suonabilità, un'espressività che ci permette di assecondare la dinamica con cui vogliamo suonare gli strumenti. Abbiamo sentito il pianoforte, abbiamo sentito pianoforti elettrici, perché veramente ogni tipo di tipo di suono, quindi ogni categoria, volevo dire, di suono, come vedete, ha al suo interno veramente degli strumenti di grande qualità. Sentite questo CS Pad. Questi, tra l'altro, sono suoni di synth, di pad che vi ho fatto sentire, appartenenti ai nuovi suoni FM. Quindi volevo darvi una panoramica anche di quanto siano qualitativamente notevoli proprio i singoli suoni all'interno di questa tastiera, che veramente offre ovviamente non solo una complessità nella gestione degli style, quindi della parte arranger, ma ogni singolo suono appartenente alle categorie che abbiamo a disposizione: pianoforti, elettripiano, organo, fisarmoniche, strings, brass. Ogni categoria ha dei suoni estremamente qualitativi, proprio molto, molto realistici. E questo ci permette ovviamente di poter suonare ogni stile con il suono più adatto. Vi ho fatto vedere quelle che sono le novità introdotte con la Genos 2 rispetto al modello precedente. Una tastiera complessa perché vi permette veramente di andare a esplorare tantissimi dettagli di quello che volete realizzare dal punto di vista sonoro. Però una tastiera anche molto divertente, estremamente facile, basta fare un accordo e avete un arrangiamento, una band che suona per voi. Quindi vi invito veramente a provarla e andare sul sito Yamaha per leggere tutte le informazioni riguardante la Genos 2. Detto questo, non mi resta che ringraziare Music Off, ringraziare Thomas, Yamaha, Danilo Donzella e ci vediamo al prossimo video.